Ciao bambini e bentornati! Ciao a tutti! Oggi giocheremo con Bing e la stazione della polizia! Sarà davvero divertente vedere un Bing poliziotto! Cosa? Un vero poliziotto! Oh, ma è fantastico! E abbiamo anche gli effetti speciali! Cosa? Gli effetti speciali? Sì, luci e suoni! Apriamo subito i playset! Oh certo, forza! Costruiamo la centrale della polizia! Iniziamo a vedere questa! È quella più grande! Abbiamo la macchina della polizia! Questa è la centrale! Con la sbarra elevatrice! E questo che cos'è? Queste di sicuro sono le ciambelle! Vediamo il retro! Con gli stessi pezzi possiamo costruire la casetta delle ciambelle! Insomma, il negozio delle ciambelle! Dove i poliziotti vanno a fare rifornimento! Oppure una prigione! Cosa ci fa qui dentro, l'omino delle ciambelle? Poveretto, è stato arrestato! Proprio così, l'hanno arrestato! Quindi apriamo subito questo playset! Ed ecco tutti i pezzi! Oh, Bing, cosa ci fai lì sopra? Oh, è per osservare meglio. D'accordo, Bing, ma attento a non cadere, per favore. Allora, facciamo un po' di ordine. Iniziamo dalla cosa più semplice, la macchinina. Quindi dobbiamo mettere la parte blu sopra a quella bianca. Schiacciamo. Ed ora le luci. E suonano veramente. Attenzione, arriva la polizia. Ora scopriamo i personaggi. Abbiamo lui, un poliziotto in divisa. E ovviamente muoviamo la testa, le braccia e può stare anche seduto. Abbiamo lui. Lui in questo playset ha un doppio ruolo. Vende le ciambelle, ma è anche il ladro, poveretto. Mettiamolo qui. E poi abbiamo lei, una bellissima poliziotta, anche un bel rossetto. E anche lei ovviamente muove la testa, le braccia e le gambe. Mettiamola qui, vicino al suo collega. Ora per prima cosa costruiamo la bancarella delle ciambelle e vediamo che cosa è successo, perché si è fatto arrestare. Sono proprio curioso, questa storia la voglio sentire. Perché si sarà fatto arrestare? Forse ha venduto ciambelle andate a male? Questo ancora non lo sappiamo, ma lo vedremo presto. Quindi ci serve la base. Base verde. 3 cubi bianchi. 1, 2 e 3. Un cubo blu, rientrato di 1 rispetto a quelle bianche. Una base più piccola verde da mettere sopra i mattoncini bianchi. Il muro blu, messo in questo modo. Un muro bianco con delle graziose mattonelle. Così, questo pezzo blu. E lo mettiamo qui in cima. Il tetto. Poi abbiamo un pezzo con una videocamera di sorveglianza. E un mattoncino blu. Vanno messi così. In questo modo. Ora la nostra bancarella è completa, mancano solo le ciambelle e questa caraffa. Sarà una caraffa. E poi abbiamo questo muretto. Siamo pronti per la prima parte della storia. Oh, che buone le ciambelle! Meno male c'è il negozietto delle ciambelle. Ehi, buongiorno. Mi può dare una ciambella? Vorrei quella alla fragola con le stelline. Fragola e cioccolato. Ma certo, te la do subito. Oh, che tipo strano, mi è sembrato molto strano. Beh, io adoro le ciambelle e quella con le stelline, sembra deliziosa. Ehi, fermiamoci un attimo. Ti è venuta voglia di ciambelle? Eh già, ho proprio una gran voglia di ciambelle. E ho visto questo negozio, non ho potuto resistere. D'accordo. Aspetta, c'è una trasmissione radio. A tutte le unità, a tutte le unità. Un pericoloso criminale è scappato dalla prigione. Cosa? Vi inviamo subito la foto. D'accordo, ho capito. Anch'io l'ho memorizzata. Dai, prendiamoci la ciambella. Forza, andiamo. La mangeremo in macchina. Oh no, la polizia! Spero non mi riconoscano! Oh, la polizia! Ciao, Bing! Ciao, Bing! Buongiorno, signori poliziotti! Siete qui per la ciambella? Anch'io sono qui per mangiarla! Già! Ehi, ci può dare 2 ciambelle da portar via? Sì, certo! Cosa? Ma ti sei accorto che è lui? È il prigioniero, scappato di prigione! Cosa, il prigioniero evaso? Ehi, fermo là, sei in arresto! Oh, aiuto!
spostarsi. Nah, non mi prenderete. No, no, chiamiamo i rinforzi. Non lo prenderemo mai con la macchina. Bisogna proprio chiamare i rinforzi. Facciamo quindi arrivare i rinforzi, eccoli qui. Una moto per sfrecciare a tutta velocità e catturare il nostro criminale. Iniziamo quindi subito a comporla. Il nostro poliziotto. Vediamo se possiamo togliere il casco. No, decisamente no. E anche lui è ovviamente in divisa. Abbiamo la moto, è fantastica. Ecco la sua moto argentata e azzurra, vediamo come sta. Agganciamo le mani. Ah, wow, è pronto a sfrecciare! Ma ancora non è il momento. Abbiamo una piccola stazione della polizia, quindi due blocchi blu, questa finestra, la finestra, il tetto. E siamo pronti! Beh, in realtà c'è un ultimo pezzo. Abbiamo la paletta con la scritta Go, quindi via libera. Oppure stop, bisogna fermarsi! Ed ora facciamo scendere il nostro poliziotto. Perché inizia la seconda parte della storia. A tutte le unità, attenzione! Sta scappando un fuggitivo in direzione ovest. Cosa? Io sono in direzione ovest. Sarà meglio prendere la paletta. No, mi avrete! Provate a prendermi! Ehi, stop! Stop, fermati! No, non crederai che io mi fermi perché hai una paletta in mano. Cosa? All'inseguimento! Oh, non hai scappo! Oh, ferma! Dove pensi di andare? Mi arrendo, hai preso! Vedo che stanno arrivando i miei colleghi. Ehi, ciao ragazzi! Ho catturato il vostro fuggitivo. Fermo lì! Ed ora vieni con noi alla centrale. Beh ragazzi, è tutto vostro. Oh, fantastico! Ed ora costruiamo la centrale per continuare la nostra storia. Quindi dobbiamo disfare la bancarella delle ciambelle perché i pezzi sono gli stessi. Prendiamo questo pezzo verde, lo appoggiamo qui e iniziamo mettendo questi cubi blu, quelli più alti. Uno va qui, rientrato quindi di uno, mentre l'altro lo mettiamo qui. Poi dobbiamo mettere il WC perché, beh, se scappa, scappa. Poi la porta. Bisogna poter entrare, quindi ci vuole una porta. La mettiamo qui. Telecamera di sorveglianza. Va messa qui. Un cubo bianco. Muretto bianco e muretto blu. Messi in questo modo. Vanno qui. Ecco qua. Ed ora un cubo bianco. Ora prendiamo quest'altro pezzo verde. Prendiamo il cubo blu. I mattoni bianchi e blu. Li mettiamo così. Ed ora la base nera per l'asta. E la mettiamo così. L'arco che va ad unire i due stabili. Questo con questo, ma manca un pezzo. Va messo un cubo bianco. Ora siamo della giusta altezza. Altri due cubi bianchi. Il tetto blu. Una ringhiera. Ed il tetto. Completiamo il tutto con il tetto. Ecco fatto. Ora manca l'asta. Ma non mi piace molto la posizione, forse abbiamo sbagliato qualcosa. Stacchiamo un attimo questo. E giriamolo così. Così ha più senso perché blocca o libera il passaggio dall'arco. Ed ora continuiamo la storia. Sì, sì, eccomi! Forza, cammina! In cella! Ma stavo così tanto bene fuori! Beh, hai commesso dei gravi errori e per questo devi essere punito. Forza in cella! Forza, io intanto parcheggio! Ah, entro, sì, con calma! E non cercare di scappare! Cosa? Bing! Vi ho portato le ciambelle! Ho lasciato i soldi, ovviamente, nella bancarella! Bravo, Bing! Beh, perché non le mangiamo tutti assieme? Sembrano deliziose! No, posso avere una ciambella? Dai, per una volta, mangiamo le ciambelle tutti assieme! D'accordo, in fondo lo teniamo d'occhio! E allora creiamo un tavolino per mangiare le ciambelle tutti assieme! Ci basta prendere il tetto blu, due blocchi bianchi e poi prendiamo altri blocchi bianchi per fare le sedie. Uno, due e tre. E abbassiamo il tetto. Ecco fatto. E le ciambelle?
Ed ora continuiamo la storia. Oh, che meraviglia, ciambelle! Sì, mangiamole tutti assieme! Beh, che profumino! Ehi, aspettatemi! Miam miam! Sento odore di ciambelle! E come fai a sentirlo da lì? Beh, in realtà ho seguito Bing e ho visto che stava portando qui le ciambelle! Evviva, ciambelle per tutti! Ed ora grazie per aver giocato con noi! Lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e cliccate qui per vedere tanti altri giochi con tutti i personaggi dei vostri cartoni preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!